Vediamo 9 principi fondanti per creare strategie di training efficaci. Questi 9 principi li ho estratti da un libro di Larry Williams che si chiama I segreti del training di breve termine. Nelle note del video trovate l'articolo con tutti i 9 principi. Adesso leggiamo i primi 4 e commento insieme a voi giusto per aggiungere una piccola nota. Vediamo il primo. Nel breve termine le teorie funzionano, ma nel lungo periodo è la realtà che comanda. Il segreto è che minore è il time frame su cui fate trading, minore sarà il vostro profitto. Ci sono essenzialmente due modi per fare soldi con il trading: cogliere un grande movimento di prezzo con una piccola posizione, o avere una grande posizione e cogliere un piccolo movimento di prezzo. L'unico modo di ottenere profitti relativamente elevati per un trader di breve termine è assumere posizioni di grandi dimensioni. E proprio qui sta il problema: con una grande posizione si è esposti al rischio di una grande perdita. Bene, che cosa ci insegna Larry Williams in questi 4 principi e cosa ho capito io, in che modo questo mi ha aiutato a migliorare? Quando ho iniziato l'attività di trading non sapevo bene quale approccio seguire. Allora ho studiato tutto quello che potevo, l'ho messo diciamo sul tavolo e ho capito che per mettere in opera una gestione dovevo necessariamente gestire una serie di spese prima di giungere ad un profitto. E se assumevo un grande rischio, mi portavo dietro nella gestione delle spese elevate. Le spese sono parte di un processo che porta ad un profitto, quindi non le posso evitare, le posso ridurre, posso garantirmi spese limitate, ma le spese sono proporzionate al rischio, quindi se la mia attività è basata sul rischio elevato, devo fare i conti con una serie di spese che devo incamerare prima di ottenere un profitto, e questa è una realtà dalla quale non è possibile prescindere, perché non esiste una gestione che è perfetta che non produce spese. Quindi, partendo dal presupposto che per produrre un profitto dobbiamo generare prima le spese, se le spese sono elevate e i profitti sono limitati, la cosa è un po' difficile da far funzionare. Mentre invece se sfruttiamo variazioni di mercato ampie, secondo come insegna appunto Larry Williams, io ho seguito questo insegnamento, possiamo assumere un rischio limitato. Se assumiamo un rischio limitato, la nostra gestione produce piccole spese che sono facilmente incamerabili nella gestione. Quando arriva poi un profitto, il profitto è sufficientemente ampio per pagare le spese e avere un profitto netto. Bene, ragionate su questo. Il mio intento è sempre quello di condividere e dare visibilità a una serie di informazioni che solitamente non sono messe in risalto, sempre nell'ambito del mio progetto. Buon lavoro e a presto.